Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze ed eccomi ritornata in questo nuovo video. Io sono Angela e oggi vi narrerò la puntata di Daydreamer, le ali del sogno di venerdì 21 agosto. Sanem contro Imbré, va da Jean e gli porta la cartellina rossa. Vediamo insieme che cosa accadrà. In queste puntate Jean farà fatica a dimenticare Sanem, ma anche a perdonarla. Ripenserà ai momenti passati insieme, ma soprattutto al giorno in cui proprio Sanem è andato da lui per dichiarargli il suo amore. La stessa cosa farà Sanem ripensando a Jean nella sua cameretta. Deren prova a far svagare Jean, così vedendolo molto nervoso in questi giorni deciderà di andarlo a trovare a casa portandogli del sushi. Nel frattempo Sanem, che aveva dato un ultimatum ad Imbré, chiama quest'ultimo per sapere se ha raccontato tutta la verità a suo fratello. Ma lui ribadisce ancora una volta a Sanem di non avere nessuna intenzione di dirgli la verità. Così la ragazza decide di farlo lei, avendo in possesso la cartellina rossa che nel frattempo è diventata blu. Andrà a casa di Jean e gli dirà cosa contengono quei documenti. Ma Jean, aprendo quella cartellina, scopre che è vuota e lo scoprirà anche Sanem. La ragazza poi incontra così Deren a casa di Jean e in imbarazzo sia perché la cartellina era vuota e sia perché vede Deren con indosso i vestiti di Jean, si scusa per aver disturbato. Ritornerà a casa e cercherà dappertutto quei famosi documenti. Certa che fino a poco tempo fa si trovavano proprio dentro in quella benedetta cartellina. Chiederà così a Leila se ha visto qualcosa, ma la ragazza mente. Vi ricordo che quei documenti sono stati rubati proprio dalla sorella di Sanem sotto proprio ordine di Imbré. Jean si reca in agenzia molto nervoso e confiderà proprio alla direttrice creativa Deren che vuole chiudere l'accordo con Fabri. La donna però gli ricorda e lo convince che è l'unico modo per salvare l'agenzia del padre dal disastro. Fabri arriva così in azienda e chiede a Jean di poter festeggiare con una festa l'accordo che hanno raggiunto insieme. Chiederà anche di Sanem dicendo che vorrebbe organizzare una festa per lei. Sanem però, scoprendo questa festa inaspettata, crede che Jean l'abbia fatto proprio per festeggiare il suo compleanno, che confiderà a JJ accadrà proprio quel giorno. Quindi vi avviso, nel giorno del compleanno di Sanem ci saranno grandi colpi di scena. Continuate a seguirmi, iscriviti al canale se il video ti è piaciuto, attiva la campanella e lasciami un like di supporto. Vi auguro un buon mercoledì ragazzi, da Angela, da tutto il web.